Senatrice. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i colleghi, pochi minuti Presidente che mi sono concessi. Io non mi sono scritta grandi cose, sono stata a più riprese ad ascoltare invece le relazioni che mi hanno preceduto, relazioni anche commenti, relazioni, puntualizzazioni abbastanza complesse ed articolate, come giustamente lo vuole questo documento. Queste sono linee guida, queste linee guida presentate faranno parte poi successivamente di un documento molto più complesso che verrà presentato alla Comunità Europea. Mi permetto di fare un esempio banalissimo. Le faccio l'esempio di un consiglio comunale. Da, supponiamo, una cittadina come la mia, 50.000 persone. Quando si presentano, a parte le linee guida che vengono all'inizio presentate, che rappresentano come sarà... Mi scusi, senatrice Faggi, chiedo cortesemente, è stata una mattinata lunga, la senatrice sta intervenendo, manca solo un altro intervento, se gentilmente si riesce ad avere un clima silenzioso è più semplice per me e per i colleghi che vogliono ascoltare e seguire l'intervento. Prego, senatrice Faggi. Grazie. Dicevo, a parte le linee guida che vengono presentate, ogni anno, non ogni anno, c'è un triennale delle opere pubbliche che è un allegato di bilancio, per cui dobbiamo rimpicciolire tantissimo i numeri. Un bilancio di una cittadina, ad esempio come la mia, Lecco, è un bilancio che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, per cui una cifra, oserei dire, e me lo si consenta, piccola rispetto ai grandi numeri a cui qui noi siamo abituati. Però questo piano triennale è accompagnato da schede tecniche, sono degli allegati che fanno riferimento a progetti che l'amministrazione comunale vuole portare avanti durante il suo mandato e con altrettanti numeri che indicano quelle che sono le fonti finanziarie. Se nel corso degli anni ci sono dei cambiamenti, è compito di sindaco e di giunta subito presentarle al Consiglio Comunale indicando la fonte diversa di finanziamento, piuttosto il perché l'opera non verrà più rifatta. Questo succede in un Consiglio Comunale, come le ho detto, di una qualsiasi cittadina da 60.000-40.000 persone. Qui abbiamo un documento che detta una linea programmatica per 567 progetti, distribuiti molto bene, articolati molto bene, ci mancherebbe, e che sarà il presupposto per andare a recuperare 209 miliardi. Vede, la differenza è notevole. Peccato che, mentre in un consiglio comunale non ti approvano nulla e ti mandano a casa se tu il bilancio non lo presenti con un complesso di allegati che attesti esattamente cosa vuoi fare, qui noi andiamo in Europa con 32 pagine senza un allegato, perché quelle verranno dopo. E pazienza, verranno dopo. Un'altra cosa che mi preme
qui richiamare è che per poterle fare, supponiamo comunque che questo governo e il presidente Conte abbiano una capacità talmente straordinaria nei prossimi 3 mesi di fare quelle famose schede con gli allegati, con i progetti, con le fonti di finanziamento, come, dove, quando, come li ritorneranno, va benissimo, perché ovviamente se sono in maggioranza sono dotati meglio rispetto alla minoranza, per cui ci riusciranno. Supponiamo questo. Ci sono indicate una serie di riforme, si parla di riforma della giustizia, riforma della sanità, si parla di una transizione ecologica, ho sentito, per cui tutto un movimento rivoluzionario, innovativo, prodromico ad una vita eccellente, di eccellenza, e che favorisca veramente un modo nuovo di vivere l'Italia, è un modo nuovo per essere moderni e proiettati verso un sistema che ci permetta finalmente di essere al pari di altri stati europei. Peccato che a noi mancano 2 riforme fondamentali: la riforma della pubblica amministrazione, perché non è inserendo nuove figure professionali negli enti preposti a poi portare avanti una progettazione che si risolvono le questioni. Ci vuole una riforma della pubblica amministrazione e una riforma fondamentale, che io mi capisco di essere ripetitiva, ma che tutto passa da lì, perché poi sarà un imbuto, e che è la riforma del codice dei contratti. La sottoscritta ha presentato il disegno di legge 1805, moratoria in materia dei contratti pubblici e applicazione diretta delle disposizioni di cui alla direttiva 24 del 2014 e alla comunicazione 108/1/2020 della Commissione europea per gli appalti pubblici, servizi e forniture, ed è stata regolarmente assegnata alla 8a Commissione del Senato il 26 maggio del 2020 e non è mai stata incardinata, e sono passati quasi 6 mesi, e se l'avessimo fatta avremmo avuto una riforma, perché io era da riempire di contenuti, non era la legge Faggi, tanto per dirle questo. Però gentilmente ieri sera nella nostra brevissima audizione, ne sono state fatte 3, finisco, grazie, e quella di ieri era importante, a pagina 24 è stata concessa la possibilità di inserire queste parole: in particolare dovrà essere rivisto il quadro normativo del codice degli appalti. Concludo dicendo, avendolo detto qua, avendolo detto anche a lei, Presidente, nel suo ruolo, e penso sia presente, mi auguro, il Presidente dell'Ottava Coltorti, che adesso questa proposta di legge, che darà la possibilità di snellire per attuare i 567 progetti, perché tutto passa da lì, possa essere incardinata. Attendo fiduciosa. Grazie. Grazie, senatrice Faggi.